Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dalla cronaca perché è stata arrestata con l'accusa di peculato e corruzione una dei più noti esponenti dell'antimafia palermitana, la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen, Daniela Loverde, insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. La donna sarebbe stata accusata da parte degli investigatori di essersi appropriata con la complicità del vicepreside, anche lui arrestato, di cibo per la mensa dell'istituto scolastico, di computer, tablet e iPhone riservati agli studenti ed acquistati con i finanziamenti europei. Passiamo agli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che tutti i membri della NATO acconsentono all'adesione di Kiev. Ha quindi ribadito che il posto legittimo dell'Ucraina è nell'Alleanza Atlantica, anche se al momento non è stato fissato un percorso per la sua adesione. Per quanto riguarda il fronte, dopo una pausa di circa 25 giorni, la notte scorsa Kiev è stata nuovamente sotto attacco da parte dell'esercito russo e, secondo quanto riferito dalle autorità locali, sarebbero stati abbattuti 8 droni. E poi il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, dovrebbe annunciare il prossimo martedì, il 25 aprile, secondo il Washington Post, la sua candidatura per la rielezione nel 2024. Il formato dell'annuncio dovrebbe essere un video e la sua pubblicazione dovrebbe coincidere con la data nella quale nel 2020 il presidente si era candidato, poi vincendo le elezioni presidenziali. E chiudiamo con l'archiviazione dell'accusa per omicidio colposo nei confronti dell'attore Alec Baldwin da parte della Procura del New Mexico. Ricordiamo infatti che Alec Baldwin nel 2020 fu accusato durante le riprese del film Rust di aver provocato la morte della direttrice della fotografia. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News lunedì sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.